Catechismo della Chiesa Cattolica. La comunione della vita divina e l'unità del popolo di Dio su cui si fonda la Chiesa sono adeguatamente espresse e mirabilmente prodotte dall'Eucaristia. In essa abbiamo il culmine sia dell'azione con cui Dio santifica il mondo in Cristo, sia del culto che gli uomini rendono a Cristo e per Lui al Padre nello Spirito Santo. Preghiere di Madre Maria Candida dell'Eucaristia. Carmelitana Scalza. Oh mio amato, quanta sofferenza prova il pensiero alla vista degli oltraggi che gli uomini ti recano in questo sublime sacramento. Vorrei io stessa diventare uno scudo e ricevere tutto su di me. Oh Padre Celeste, pensate al vostro Figlio unigenito fatto pane per gli uomini. O dolce Gesù, cerca di proteggerti per amor mio. O santi angeli dei tabernacoli, custodite questo grande tesoro per i nostri cuori e tenete lontani i malvagi e i profanatori. Tu mi nascondi tutto, Signore. Quante volte mi lamento con te. Tu mi nascondi tutto quello che soffri, ricevi. Se conoscessi davvero le profanazioni, le freddezze e il cattivo trattamento che tu ricevi nel sacramento, credo che non potrei sopportarne l'affanno e sarebbe per me un'agonia. Ma nel timore della mia debolezza e delle mie povere forze, desidero ugualmente conoscere tutto. Caro dolce Signore, posso ricordare con gioia e lodare la tua misericordia verso di me, di aver fatto più di quanto mi chiedevi, d'aver offerto il mio spirito e il mio amor proprio, di aver esaurito le mie forze fisiche, di non essermi risparmiata andando sempre oltre nel timore di non fare abbastanza e che il mio slancio fosse ancora poco. È proprio vero, mio Dio, che si può fare soffrire più di quanto si crede e soprattutto che insieme a te anche soffrire diventa piacevole in questa vita. L'aver sofferto non passerà il linguaggio eterno dell'amore che resterà al tuo cospetto, mentre il soffrire passa, non lasciando rimorsi, ma luce, pace e amore. Maestro adorato, quante cose mi insegni da questa cattedra d'amore, ostia dolcissima. Tu mi parli di ogni virtù, o divina misericordia. Tu mi hai chiamato con la luce dei consigli evangelici e mi lasci vivere con te sotto il tuo stesso tetto. Chiamami ancora, perché io non cammini dietro a te, ma voli felice nei miei legami e beata nei miei tre chiodi, la santa obbedienza, la dolce povertà, l'amatissima castità. Come sono poveri e semplici le vesti che ti nascondono, divino Gesù. Non possiedi e non domandi nulla. È solo ciò che ti diamo e che poi, senza chiederti alcun permesso, ti togliamo. Oh Gesù, purezza eterna, chi mi aiuterà a parlare di te, amore mio? Non posso altro che tacere tenendo fissi gli occhi su di te, che sei nell'ostia immacolata. Le mie pupille bevono dal torrente della tua purezza. Oh Signore, potrei divenire cieca a forza di guardarti. Nel tuo candore eterno non mi stancherei mai di contemplarti. Dio del mio cuore, Dio della purezza, Dio dell'Eucaristia, che misericordioso mi hai portato nel tuo giardino e mi hai unita a te, felicissima, con i sacri voti dell'obbedienza, della povertà, della castità, e che mi ha messo nel cuore queste tre gemme per custodirle, coltivarle e donarti delizia. Concedimi la grazia di vivere tutti i miei giorni nell'esercizio di queste sublimi virtù, perché rifulgano nei secoli sulla mia fronte, in tutto il loro splendore, per glorificarti
Amen. Gesù nell'ostia, vivo e reale in mezzo a noi, vincolo di carità e di unione. Se tu entri nel nostro cuore, lo muovi alla carità e all'amore. Tu mi fai vivere in tutta la ricchezza, la legge dolcissima della carità. Vicino a te, il mio prossimo, un altro me, ed io lo amo più di me stessa. Se la discordia regna nel mondo, oh Signore, è perché si è lontani dal fuoco ardente del tuo cuore. Oh santo tabernacolo, dietro la tua porta, sospiro e gemo d'amore. Ti amo, mio grande bene, e non so più abbandonarti. Mi aggiro sempre presso la tua dimora. Aprimi finalmente, oh Signore, lasciami venire con te. In ogni momento ti adoro, ostia d'amore, mia sola felicità. Vorrei portare ai tuoi piedi il mondo intero. Ostia d'amore, Dio prigioniero, tu sei il solo incanto dei miei occhi. Oh bella ostia, oh pane divino, se cade il velo, ti vedrò finalmente come sei, come nel cielo. Riuscirò a vederti amato, cercato, adorato, assediato dai cuori di notte e di giorno, oh mio Gesù. Vorrei vederti amato fino alla pazzia. Ricordati, oh Gesù, di formare i tuoi tabernacoli con i cuori più ardenti, soprattutto con il cuore di Maria. Oh Maria, ho ricevuto da te l'Eucaristia. Ti ringrazio, Madre. Siamo contenti di avere Gesù con noi, come nostro cibo. O Madre tenerissima, è una festa perenne. Ti preghiamo di ringraziare la Santissima Trinità per noi. Eppure Gesù si trova solo nei santi tabernacoli e giorno e notte offeso e abbandonato. Questo mi porta un grande dolore. Non sarò felice se non lo vedrò circondato dai cuori e dall'amore. A questo pensa tu, fa che una corona di cuori cinga tutti i tabernacoli, giorno e notte, da vicino e da lontano. Pensaci, Maria, se vuoi, puoi farlo. A te, oh Madre mia, mi dona, mi consacro, fammi amare e vivere l'Eucaristia. Diventerei cieca a forza di guardarla. Fammi morire d'amore per la mia ostia, oh Maria. Amen. O figli degli uomini, fino a quando ignorerete l'amore del Figlio di Dio per voi? Da 20 secoli è prigioniero per voi nel Santissimo Sacramento, schiavo d'amore, sotto le specie sacramentali, vittima perenne per voi. Di tutto questo vivete in oblio? E fino a quando? Occorrerà sempre forzarvi per farvi accedere alla sacra mensa, per farvi assistere a una santa messa, per farvi visitare il vostro Dio pieno di amore e Salvatore? Fino a quando durerà questo eccesso di ingratitudine a questa assurdità? Quando capirete il cuore di Gesù? Lancio a voi il grido del mio cuore, così angosciato, stendendo le braccia, svegliatevi. Lui non ne può più. Venite e gustate e avrete pace e felicità. Sì, oh mio Gesù, tu solo ci rendi felici in questa vita, perché solo con te la gioia e il sorriso non vengono mai meno. Chi trova te, trova tutto. Quanto anch'io nella mia giovinezza ti trovai, ritrovai davvero tutto. Dio, cosa ti renderò per avermi concesso di gustare una piccola goccia di quel mare immenso che tu sei? Per avermi fatto intendere una parte impercettibile di ciò che svelerai e mi donerai per l'eternità. Gesù è stato tutto e sempre amore il tuo, anche se forte, com'è difficile crederlo in mezzo a tante oscurità, a tante onde che sembrano inghiottire l'anima, tuttavia lo credo. Gesù mio, quanto ti amo,
Nel mio cuore è chiuso un amore immenso per te, o amore fatto sacramento. Il mio cuore si strugge di tenerezza per te. Misura quando vuoi, Signore, questo amore. Misura quando avrai tanto, ma tanto misurato, quando ti sembrerà di avere finito, là dovrai ricominciare. E così tante volte, sempre, con amore infinito, perdonami, io ti amo. Gesù mio, come lasciarti? Tu sei là, nella divina Eucaristia, per noi, per me. Anche inutile, senza provare niente, mi basta essere dove tu sei e che tu mi veda. Oh divina Eucaristia, fu Maria a donarti a me. Non potrei possederti se Maria non avesse acconsentito a divenire tua madre. Oh mio Verbo incarnato, non posso separarti da Maria, né dividere Maria da te. Salve, o corpo, nato da Maria Vergine. Salve, o Maria, aurora dell'Eucaristia. Voi dolce amore, ne formate uno nel mio cuore, e di questo santo amore voglio ardere. Vorrei che tu, ostia santa, restassi nel mio cuore come dentro un ostensorio. La mia anima vibra per il desiderio di prenderti e di possederti per sempre. Per sempre. Oh divina Eucaristia, tu sei il mio desiderio, il mio respiro. La mia vita, al di fuori di te, non c'è alcun piacere per me su questa terra. Me l'hanno detto ed è vero che io verrei verso di te persino spinta a calci o carica di catene. Come esprimere quanto adoro questo genere di sofferenza che tu, Gesù, hai creato per me, questa nuova strada per la quale hai voluto farmi passare? Adoro e benedico la tua santissima volontà, a cui mi unisco in ogni istante per supplire alle mancanze di amore che tu soffri, nei cuori freddi e indifferenti. Ma in primo luogo desidero offrirla per riparare i miei peccati, per rimediare alla mia stessa indegnità. Considerando la mia giornata vuota, squalida, senza Gesù Eucaristia, gli dico: mi hai tolto tutto. Rimarrei tutta la notte vagando per le vie, a disagio, senza riposo, pur di riceverti la mattina dopo, rincassando di sera e passando davanti alla tua casa. So bene che la mattina dopo non sarà facile uscire per riceverti, perciò rimarrei volentieri ad aspettare che la porta della chiesa si apra per poterti finalmente accogliere nella mia anima. Dal Catechismo della Chiesa Cattolica. L'Eucaristia è fonte e apice di tutta la vita cristiana. Tutti i sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato, sono strettamente uniti alla Santa Eucaristia e ad essa sono ordinati. Infatti, nella Santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua.